Wow, Phoebe! Sei una vera supereroina! Che divertente sarebbe essere davvero dei supereroi! Groovy, pensi che potremmo giocare a essere veri supereroi? Wow! Super Phoebe alla riscossa! E quale sarà la prima missione di Super Phoebe? Esatto! Aiutare chi ha bisogno! Sembra che nessuno abbia bisogno di aiuto. Pops ha avuto una bella idea! Andiamo alla ricerca di avventure! Bambini? Eccovi! Dai, non preoccuparti, bimbo. Ti procureremo un gelato nuovo. Eccolo! Phoebe, non hai bisogno dei poteri per essere una vera supereroina. È un giorno stupendo per fare colazione. Molto bene, bambini, avete mangiato tutto. Adesso bisogna lavarsi i denti. Phoebe, dopo potete andare a giocare a palla. Adesso dovete lavarvi i denti. È importantissimo pulirli, vero Pops? Per mantenere i denti puliti e sani, bisogna spazzolare i denti dopo ogni pasto. Quindi bisogna spazzolare i denti dopo colazione, pranzo e cena. Bambini, cosa avete appena mangiato? Esatto! La colazione. Allora, cosa dovete fare adesso? No, Groovy, non dovete fare yoga. Dopo la colazione dobbiamo lavarci i denti. Forza, che state aspettando? Benissimo, bambini, laviamoci i denti. Di cosa abbiamo bisogno innanzitutto? Esatto, Phoebe, uno spazzolino da denti. E poi cos'altro? Groovy, ma cosa ti salta in mente? Il sapone è per le mani, mentre i denti si lavano con il dentifricio. Così va meglio. Basta, basta, Groovy. Non ne serve così tanto. Un momento. Siete sicuri di sapervi lavare bene i denti? E se ci aiutasse Pops a ripassare come si fa? Per favore, cavaliere, sorrida. Dovete strofinare le gengive e i denti facendo dei cerchietti e con dolcezza. Così, come fa Pops. Non dovete strofinare solo i denti davanti, ma anche quelli più nascosti. Davanti e dietro, tutti! Prendetevi del tempo, almeno 2 minuti, capito? Dopo averli spazzolati tutti, bisogna sciacquarsi la bocca. Vediamo, Groovy! Groovy, hai i denti più puliti di tutta la galassia! Ora è il tuo turno, Phoebe.
Devi mettere in pratica quello che abbiamo imparato. Non così in fretta, Phoebe. I denti sono ancora sporchi. Non li hai lavati a sufficienza. Sono ancora pieni di batteri. Pensi che siano puliti perché i batteri non si vedono a occhio nudo, ma ti assicuro che hai i denti pieni di mostriciattoli. Groovy, mi aiuti tu a mostrarglielo? Bambini, in cosa si deve trasformare Groovy per farci vedere bene i denti di Phoebe? Una collana di perle? Una lente di ingrandimento? Fiatoio. Sì, una lente di ingrandimento. Fantastico! Ecco i batteri pronti a mangiarsi i tuoi denti, Phoebe! Addio, mostriciattoli, addio! Molto bene, ottimo lavoro, bambini! Li avete fatti fuori! Adesso avete i denti freschi, sani e puliti! Giorno stupendo per cucinare. Groovy, che ricetta facciamo? Una torta di compleanno! È per la mamma? Oh, che meraviglia! Le piacerà tantissimo! E poi è di cioccolato amaro e fragole naturali. Sana e deliziosa. Gnam! Iniziamo? Ottimo! Ma per seguire la ricetta abbiamo bisogno di sapere benissimo i numeri. Contiamo da 1 a 5. 1, 2. Non fa niente, bambini. Pops e io vi aiuteremo a ricordarli. I numeri servono a contare le unità. 1 Pops, 2 Pops, 3 Pops, 4 Pops e 5 Pops. Adesso li ripassiamo con gli altri oggetti. Qui c'è un congelatore, 1. Queste sono 2 pentole, 1 e 2. 3 vasetti, 1, 2 e 3. Ecco 4 melette, 1, 2, 3 e 4. E 5 tazze, 1, 2, 3, 4 e 5. Benissimo. Ora sappiamo contare fino a 5, vero bambini? 1, 2, 3, 4 e 5 ditine. Proprio così. Ora siamo pronti a cucinare. Faremo una deliziosa torta di cioccolato e fragole. La prima cosa che ci serve è un vasetto di zucchero. Meglio se zucchero di canna. Ora ci servono 2 uova. Groovy, ho detto 2 uova. Quante uova ci sono nella scodella, bambini? Esatto, 2 uova. Non ne servono altre. Pops, come continua la ricetta? Farina. Ci servono 3 tazze di farina. 1, 2 e 3. Benissimo, Phoebe. Adesso, bambini, servono 4 cucchiai di cacao. 1 cucchiaio, 2 cucchiai, 3 cucchiai e 4 cucchiai. Attenzione, Groovy!
Non mangiatevi tutte le fragole che servono per la decorazione della torta. Dobbiamo tenerne da parte 5. 1, 2, 3, 4 e 5 fragole. Fantastico, bambini! Abbiamo imparato a contare fino a 5. Adesso dobbiamo sbattere gli ingredienti nella scodella. Ci serve una frusta. Oh, oh, non abbiamo la frusta. Bel problema. E ora che facciamo, bambini? Come sbattiamo l'impasto? Groovy, puoi aiutarci tu? Bambini, in cosa dovrebbe trasformarsi Groovy per sbattere gli ingredienti? Un sonaglio? Un orsetto di peluche? O una frusta? Giusto, una frusta! Ci stai facendo perdere la testa. Ottimo, sta venendo bene. Ora che l'impasto è pronto, è il momento di metterlo in uno stampo e infornarlo. Che bell'aspetto che ha questa torta. Piacerà tantissimo alla mamma, ma prima dobbiamo decorarla. 1, 2, 3, 4 e 5. Perfetto. Ci manca solo una cosetta. Quale sarà, bambini? La torta è per il compleanno della mamma. Quindi cosa hanno le torte di compleanno? Esatto, una candelina. Così la mamma può esprimere un desiderio. Complimenti, bambini. Alla mamma è piaciuto tantissimo il regalo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri alla mamma, tanti auguri a te. Che bella giornata per fare sport. Dai, Pops, giochiamo un po' a basket. Spero che nessuno ti confonda con la palla. Sa che vogliono che giochi con loro. Dice che tu puoi andare a giocare con le femmine, che la pallacanestro è per i maschi. Sei stato un po' maleducato, anche se quel bambino un po' se lo meritava. Spieghiamo a tutti perché non va bene quello che ha fatto quel bambino? Anche se una volta alcuni sport erano considerati da maschi e altri da femmine, la verità è che tutti possiamo praticare lo sport che più ci piace, indipendentemente dal nostro genere. L'unica regola è divertirsi. Ottima idea, Phoebe. Chiedi alle bambine se vogliono giocare a pallacanestro.
bambini. Anche le bambine vogliono giocare a basket. Facciamo una partita tutte insieme. Molto bene. Vediamo, ci serve un arbitro. Perfetto! Pops sarà il nostro arbitro! Stupendo! Ci serve qualcosa per fischiare i falli. Groovy, puoi aiutarci? Bambini, in che cosa si deve trasformare Groovy perché Pops possa arbitrare la partita? In un frullino? Fischietto? O corona? Sì, in un fischietto! Molto bene! Inizia la partita! Vince la squadra che per prima fa 3 canestri, d'accordo? Palla per Phoebe che passa a Katie. Katie a Sarai. Canestro! Bravissime bambine! Palla per Eric. Eric la passa a James. James a Victor e... canestro per i bambini! La partita è combattuta. C'è parità. Palla per le bambine. Phoebe ha la palla e tira. Canestro! Spettacolare! Palla per i bambini. Palla per Eric. Phoebe gliela ruba. Fallo! Fallo di Eric! Phoebe adesso ha la possibilità di vincere la partita. Dai, Phoebe, ce la puoi fare! Phoebe si prepara a tirare. Sono momenti di massima concentrazione. Tira e... canestro! Le bambine vincono la partita! Brave! Avete visto com'è divertente giocare a maschi e femmine insieme? A qualsiasi sport! Hai fatto un sacco di punti, Groovy! È un giorno stupendo per andare a scuola. E cosa state imparando oggi? Ah, le emozioni di base. Pops, le ripassiamo insieme? Allegria! Quando abbiamo in faccia un gran sorriso!
Tristezza quando ci scappano le lacrimucce. Paura quando apriamo tanto gli occhi e la bocca. Rabbia quando aggrottiamo le sopracciglia e teniamo il broncio. Grazie, Pops. Bambini, le avete imparate? Bene, bene? Benissimo. Allora il compito per domani è portare una foto di tutte le emozioni che avete imparato oggi. Allegria, tristezza, paura e rabbia. Il giardino è un buon posto per fare le foto, non vi pare, bambini? Scelta fantastica, Phoebe! La foto avrà uno sfondo magnifico! Forza, Groovy! Alla fine riesci a esaudire il tuo sogno di diventare modello! Mettiti in posa! Dai, fai una faccia allegra! Non ti riesce molto bene l'allegria. Proviamo piuttosto con la tristezza. Dai, Groovy! Uffa, è più difficile di quanto pensassi. Pops ha avuto un'idea per fare delle belle foto, provocare in Groovy le diverse emozioni, ma shh, è meglio che Groovy non sappia nulla. Che spavento che si è preso Groovy! Foto magnifica! Adesso avete un'emozione, la paura! Andiamo avanti! Questi broccoli hanno un aspetto stupendo! Quant'è felice Groovy! Oh no, non era per te, Groovy. Quanto sei triste. Geniale! Due emozioni in un solo colpo. Allegria e tristezza. Ce ne manca solo una per completare l'album. Oh no, la fotocamera si è rotta. Ecco l'emozione che ci mancava, la rabbia. Peccato che non possiamo fare una foto a Phoebe, però... E se le facessimo un disegno? Sì, potete disegnare la rabbia direttamente nell'album. Che succede? Non avete il materiale per disegnare? Capisco. Groovy, puoi aiutarci tu? Bambini, in cosa deve trasformarsi Groovy per poter disegnare sull'album? Una collana di perle? Un pennarello? O un pallone da rugby? Sì, un pennarello! Magnifico!
fantastico, Phoebe! Album completato! Compiti fatti! Ora potete mettervi a giocare! Caspita, un 10 e lode! Questo sì che mette allegria, bambini! Vediamo questi sorrisi! Forza, Groovy! Alla fine ce la farai! What are you doing? Are you trying to say something? Oh yes! Subscribe, kids! Groovy the Martian, official channel.